Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube e su Instagram e anche iscrivermi al mio gruppo Telegram. Ricordo che 500 iscritti vi porterò a raggiungere il video aggiornamento della mia collezione dei manga, che non è solo quella qua dietro, e vi farò, comincerò a fare anche dirette. Oggi farò la recensione di Il falco e la colomba di Osamu Tezuka, questo è il volume 1. Questo invece è il volume 2, dei bei volumozzi, belli grossi, belli pesanti. Prezzo 22 euro di Ikari, inedito in Italia, uscito tra aprile e maggio, giugno, però tra aprile e giugno. In Italia diciamo che è un manga più per bambini, cioè più per ragazzi rispetto ai soliti che sono contenuti molto più forti. È fatto anche in modo particolare, più che un manga sembra quasi un misto tra un manga e una storia illustrata, perché come potete vedere ci sono disegni con le parole, le scritte, che principalmente è questo, è una specie di romanzo con disegni, con dei balloon, che anche se sono pochi i balloon che ci sono all'interno, però è un misto tra manga e un disegno illustrato per ragazzi. È un manga molto semplice, per quanto possa essere bello, perché è un insieme, un racconto di storie popolari della tradizione giapponese, anche alcune favole. Ci ho visto anche alcune cose che mi ha ricordato Il Signore degli Anelli, soprattutto una sfida degli indovinelli, come c'è stata tra Gollum e Bilbo Baggins, o c'era tipo una battaglia contro un ragno gigante. Quindi ci sono alcune cose che mi hanno ricordato un po' Il Signore degli Anelli, forse perché essendo appassionato di fantasy, Il Signore degli Anelli è il mio libro preferito, tra l'altro, nonché il mio film preferito, anche se il libro è meglio, però me l'ha ricordato un po'. Ovviamente è un manga abbastanza semplice, però per l'appunto, per come è fatto, è bello lungo da leggere, perché non è un manga che è bello veloce, che ci sono solo i balloon, c'è proprio tutta la specie di racconto insieme a un manga, quindi è parecchio impegnativo da leggere, non che ci sono parole o termini difficili, però è bello lunghetto. C'è stata una scena molto in particolare che mi ha fatto straridere, che è questo Tanuki, cioè uno yokai procione, cioè un procione che può trasformarsi con una foglia. Chi ha visto anime sa cosa sto parlando, che appoggi una foglia e con quella foglia ti puoi trasformare in quello che vuoi, che è uno spirito, uno yokai giapponese, che è questo procione che svenuto, c'è proprio scritto, svenuto rilascia un peto talmente forte che è come un gas benefico per i nemici che sono dovuti scappare. Mi ha fatto strasmattare quella cosa, perché non te lo aspetti, perché alla fine è un manga abbastanza serio. Principalmente parla di questi due bambini appena nati che si chiamano Il Falco e la Colomba, cioè i nomi originali sono Takamaru e Atomaru, che vuol dire Taka Colomba, Ato vuol, cioè Taka vuol dire falco e Ato Colomba, quindi che sono nati ovviamente tra un uomo e una donna, però vive in un villaggio molto povero in mezzo a un conflitto tra due yokai, uno spirito della montagna vendicativo che governa la roccia e il fuoco, perché risiede in un vulcano, come nelle tradizioni anche greche le forze della natura vengono associate a creature o dei. Qui c'è il vulcano e c'è invece d'altra parte, su un'altra montagna, visto che lui, il villaggio è in mezzo a una valle tra due montagne, un Tengu, un signore dei Tengu. I Tengu sono quegli esseri con un naso lungo, ovviamente con la maschera rossa, con un naso lungo, con le ali di solito di corvo, quindi Karasu Tengu, perché Karasu vuol dire corvo, quindi ali di corvo, che governano altri più piccoli Karasu Tengu, più piccolini. Questo ha potere dal vento con un ventaglio, se visto, che avete visto Dragon Ball, quel ventaglio del re della montagna, che può generare uragani e spegnere incendi, eccetera eccetera. Quindi
c'è sempre stato questo conflitto e il villaggio ne subisce tutte le conseguenze nefaste. Oltre ciò, c'è anche un lago che dimora uno spirito governatrice di quel lago che può trasformarsi sia, che è un serpente che può trasformarsi in donna, ma non solo lì, può trasformarsi anche in altre creature mitologiche. E c'è stato uno scontro tra lei e lo spirito della montagna che mi ha ricordato il film da Walt Disney, La spada di Artù, quando c'è lo scontro tra Merlino e, come si chiama, quella strega lì, non mi ricordo, no, non è Morgana, non è Amelia, non mi ricordo come si chiama quella strega che si trasformava in varie creature, me l'ha ricordato un po'. Comunque, non divaghiamo. Vengono, questo villaggio viene tartassato e martoriato, non cresce più niente, gli abitanti vogliono fuggire e c'è una specie di eroe, un signore, un uomo coraggioso, convince gli abitanti, lottiamo contro questi esseri, non facciamo che ci facciano scappare. Lui è il padre di appunto dei due protagonisti, i due ragazzi, e per varie vicissitudini muore, la loro madre viene rapita come schiava e i figli vengono raccolti da questa donna serpente che li cresce come se fossero loro figli per una promessa che ha fatto. Quindi loro figli non sapranno mai fino a un certo punto qual è la sua vera natura della loro madre, perché penso tutto per tutto che sia effettivamente loro madre, perché ne assume proprio le sembianze, e loro due crescono sani, forti. La donna serpente sa che dovranno affrontare diversi pericoli, quindi li fa diventare, li sottopone a un duro allenamento, li fa diventare molto ma molto forti, agili, eccetera eccetera. E il maggiore tra i due, Takamaru, il suo sogno è diventare un samurai e parte per l'avventura, mentre Aka vuole rimanere al villaggio per coltivare la terra e tutto, e riuscire a debellare questi due spiriti per fare la terra di nuovo sua, di tutti gli abitanti. Succedono diversi fatti, diversi incontri, diverse storie, viaggi che alcuni ricordano i racconti popolari, molti racconti popolari giapponesi. Chi ha letto, chi ha visto storie, sa di cosa parlo. Quindi ti insegna molto la cultura giapponese, rivisitazione di storie davvero che ci sono davvero in Giappone, quindi è molto carino, ti intrattiene molto perché è molto lunghetto da leggere, parecchio, è carino, non è un capolavoro, però è carino da leggere, soprattutto per chi ama la cultura giapponese, perché ci sono davvero tanti riferimenti alla mitologia e alla storia giapponese, perché è più o meno ambientata nel 1400. C'è anche Sasaki Kojiro, che è forse il samurai più famoso in Giappone. Quindi, se soprattutto ci piace Osamu Tezuka, è da prendere, perché io amo Osamu Tezuka e ne voglio recuperare tutti. Nonostante il prezzo sia abbastanza altino, però d'altronde non si può fare altrimenti. Quindi, se davvero vi piace Osamu Tezuka, prendetelo. Io vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mettete like, attivate la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo.